Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo video, nuova tipologia di video, perché voglio inaugurare con questo video la One Month Challenge, ovvero inizieremo a provare un prodotto o più prodotti insieme per la durata di un mese. Ho intenzione di iniziare questa tipologia di video perché per certi prodotti dove vi è un risultato a medio e lungo termine, quindi non è un prodotto che nel giro di una settimana più o meno già ci si può fare un'idea, ma sono prodotti che vanno testati nel tempo prima di poter ottenere un risultato e di poterlo vedere, ho deciso appunto di iniziare a parlarvi dei prodotti in un video come questo, quindi un video presentazione in cui vi mostro i prodotti, vi parlo delle loro caratteristiche principali e poi nell'arco del mese farò un update a settimana, quindi nelle 4 settimane di test, una volta a settimana ci ritroveremo qui davanti alla videocamera e vi darò le prime impressioni sui prodotti. Quindi una volta a settimana l'update, a fine mese ci sarà il video di conclusione finale dove vi dirò appunto le mie opinioni e vi farò vedere qualora ci siano i risultati dei prodotti sul mio viso, sul mio corpo, sui capelli. Insomma, a seconda della tipologia di prodotto di cui andremo a trattare, andremo a vedere effettivamente se ci sono stati risultati, se mi sono piaciuti o meno. Ho voluto iniziare questa tipologia di video perché ritengo che appunto per queste categorie di prodotti fornisca a chi mi vede, comunque al pubblico, diciamo, una recensione quanto più completa possibile e veritiera, perché appunto insieme andremo a vedere i risultati che danno, in questo caso su di me, però se volete poi sotto il video potete lasciare un commento sulle vostre opinioni, se avete già provato questi prodotti, così ci sarà uno scambio tra di noi, ecco, per capire come ci siamo trovati. Ho intenzione appunto di iniziare questa tipologia di video con dei prodotti per la cura dei capelli, dei prodotti che mi sono stati inviati da Bema Cosmetici, che ringrazio tantissimo, ringrazio Giulia che è sempre carinissima e dolcissima con me, e appunto fanno parte della linea Bema Bio Hair Pro. Sono dei prodotti appunto altamente performanti, di elevata qualità e professionali. Infatti, nonostante Bema si trovi anche nella grande distribuzione, come ad esempio da Tigotà, questi sono prodotti particolarmente professionali e con ingredienti talmente ben formulati e mirati che non li troviamo al momento nella grande distribuzione. Mi hanno inviato la linea, appunto vi faccio vedere, eccola qua, la linea rinforzante e rivitalizzante, che comprende ben 3 prodotti: shampoo, vediamo se ve li giro tutti dal verso giusto, maschera e la lozione, le fiale. Ora ve lo metto in orizzontale perché in verticale non mi entra. Quindi sono tutte tre, una combo di 3 prodotti che sono mirati, hanno ingredienti al loro interno mirati per andare a rinforzare e rivitalizzare il capello. Perché ho scelto di testare questa linea? Perché, come ormai ben saprete, sono diventata mamma e la gravidanza e l'allattamento hanno portato i miei capelli a un forte indebolimento. In questo periodo me ne stanno cadendo anche abbastanza, nonostante li curi veramente tanto, perché più di una volta a settimana, se riesco, una o due faccio impacchi, che sia un impacco di erba o di erbe, o un impacco ad esempio con una maschera. Avete visto la mia hair care routine, quali prodotti utilizzo, quindi cerco di trattarli e di curarli molto molto bene, per appunto andare a sistemare un po' questa situazione. E questa linea appunto di Bema, secondo me, era quella che più faceva il caso mio in questo momento. Li ho provati oggi per la prima volta e questo è il risultato dei capelli. Ancora non mi sbilancio, non vi dico mi sono piaciuti, non mi sono piaciuti, perché appunto primo utilizzo, vanno testati nel tempo e questo video, questa tipologia di video serve proprio a questo. Allora, comunque vi parlo un attimo dei prodotti. Il primo è lo shampoo, che appunto è questo qua, ha il pack bianco con le scritte nere e rosse, molto sembra molto da salone, molto un prodotto professionale. Poi comunque viene con la sua scatola, insomma sono prodotti molto molto belli anche da regalare e da vedere.
Sono 200 ml di prodotto, certificati CEA, testate al NICED. Qui dice che appunto rinforza dalla radice alle punte, previene la caduta e con l'estratto di acai, con le proprietà nutrienti e vitalizzanti, ricco di vitamina G, di vitamina C e di agenti antiossidanti, agisce sulla struttura interna del capello dandogli forza e vitalità. Contiene poi proteine naturali che lavorano in sinergia con l'olio bio di macadamia, l'olio d'oliva, glicogeno marino, che stimolano il bulbo pilifero e idratano il cuoio capelluto e nutrono il capello. Quindi è un prodotto che va proprio a rinforzare dalla radice e non promette di velocizzare la crescita, però se un capello nasce e cresce bello, sano dalle radici, è meno facile che si spezzi poi sulle punte. E quindi sembra appunto che cresca più facilmente, sembra che cresca più bello e più forte. L'ho provato appunto, vi dicevo, oggi per la prima volta, l'ho utilizzato diluito, ha fatto una bella schiuma, ha lavato direi egregiamente i capelli, non me li ha particolarmente sgrassati, quindi non mi sento la cute secca, anzi me la sento bella fresca, sì, e voluminosa, anche come la cute non me la sento appesantita, e anche le lunghezze non me le ha appesantite, le ha lavate bene. Il secondo prodotto è la maschera, che contiene appunto anche, oltre all'ingrediente appunto che vi ho detto prima, acqua distillata, bio di tè verde e fiortaliso, che hanno un'azione più ammorbidente anche per il capello, lo vanno a rendere molto più rinvigorito, più corposo, vanno a dare quella sensazione di capello più sano e anche essendo sì più denso e più corposo, di capello più forte. La maschera è questa. Sono, vediamo quanti ml di prodotto, anche in questo caso sono 200 ml di prodotto, anche se è certificata, e appunto, come vi dicevo, l'ho provata anche questa per la prima volta oggi, quindi non vi so dire più di tanto, però ha una consistenza, è una maschera abbastanza densa, non è una maschera cremosa appunto, e si aggrappa bene al capello e l'ho utilizzata come maschera post shampoo, quindi tenendola in posa 5-10 minuti dopo aver lavato i capelli sul capello ancora umido ma ben tamponato. La proverò anche sul capello asciutto come pre-shampoo, però devo dire che come post shampoo, come utilizzo appunto di maschera, mi è piaciuta perché si aggrappa bene al capello, non cola, si sciacqua bene, non me le ha appesantiti, sono capelli luminosi, morbidi e mi è piaciuto il primo utilizzo. Poi, e per quanto riguarda questi prodotti, la cosa più importante, ok, il risultato finale, bello, quasi tutti i prodotti danno risultati belli sui capelli appena lavati, però ne va testata la durata nel tempo, quindi andrò a testare a capire bene se durante il tempo mi sporca prima i capelli o meno. E l'ultimo prodotto sono le fiale, la lozione che sta rinforzante e rivitalizzante. Anche qui appunto abbiamo gli stessi ingredienti e sono fiale che vanno utilizzate dopo aver lavato i capelli. Quindi dopo aver fatto shampoo e maschera della stessa linea si va ad utilizzare la fiala, che è questa qui, al pack in plastica, che mi piace tanto perché se uno vuole continuare il trattamento può continuarlo anche in viaggio senza rischio che il prodotto si rompa, perché a volte le fialette sono in vetro, rischio di romperle anche quando le aprite, di tagliarvi, insomma, il fatto che sono di plastica e non si deteriorano mi piace molto. Sono appunto da 10 ml, vanno applicate sulla cute dopo aver lavato i capelli a capello ancora umido, e va massaggiato molto bene. All'interno della confezione, senza far cadere niente di letta, ci sono 10 fiale, vanno utilizzate 2 volte a settimana, quindi quando si va a lavare i capelli si applicano e poi si procede con lo shampoo. Ce ne sono 10 appunto, vi dicevo, e quindi è un trattamento che andrà fatto per 5 settimane. Io due le ho già utilizzate, quindi sono già alla prima settimana, tra virgolette, di trattamento delle fiale, perché appunto l'idea di questo video mi è venuta dopo, però comunque vabbè, un mese ce lo facciamo insieme, comunque di 4 settimane. E appunto è una lozione da applicare direttamente sul capello e poi procedere all'asciugatura. Devo dire che non mi ha per nulla lasciato i capelli sporchi. La mia preoccupazione quando vado ad applicare sempre qualcosa a capello lavato, quindi dopo lo shampoo, è che mi dico, specialmente sulla cute, mi mette paura il fatto che possa andarmeli poi a sporcare subito dopo appena lavati.
queste fiale non lo fanno, quindi dopo vi andate ad asciugare i capelli e non rimane nessun effetto appiccicoso, nessun effetto unto o appesantito della cute. E non ho trovato perlomeno con lo shampoo che ho utilizzato in combo, perché ancora non avevo utilizzato lo stesso della linea, non ho trovato che mi sia andato ad accorciare la durata della pulizia del capello, insomma, non mi si è sporcato prima, ecco. Però, appunto, voglio provare tutti questi prodotti in combo, quindi tutti e tre i prodotti in combo, e per 4 settimane, facendovi sapere poi come mi ci trovo. Vi ho lasciato un post anche su Instagram in cui vi annunciavo di questo nuovo progetto della One Month Challenge, quindi fatemi sapere poi se vi piace l'idea. Quindi noi ci vediamo tra una settimana e vi darò il primo aggiornamento su questi prodotti, se mi stanno piacendo, non mi stanno piacendo, sui risultati che ho visto in una settimana, anche se è poco, però settimana a settimana ci andremo ad aggiornare. Quindi io per ora vi saluto e ci vediamo tra una settimana. Ciao! E eccomi, scusate, mi sono dimenticata di far vedere che giorno è oggi per correttezza, perché se no non ci dovesse registrare video tutti in una volta e poi ce lo fa vedere. Allora oggi è il 29 gennaio, vediamo se riesco a farvelo vedere, sì, martedì 29 gennaio sono le 17:03, quindi ci vediamo tra una settimana, come vi ho detto prima, però mi ero dimenticata nel video prima di farvi vedere la data e quindi mi sembrava corretto farvelo vedere. Ciao, alla prossima Ciao a tutti, settimana. eccoci al primo update della One Month Challenge relativa ai prodotti Bema cosmetici per capelli. Oggi vi faccio vedere vediamo se mette a fuoco. No, ce la possiamo fare. Vediamo se riesco. Ok, oggi è giovedì 7 febbraio, quindi è passata una settimana dalla presentazione dei prodotti, quindi dallo scorso video, e sono qui per darvi le mie prime il primo aggiornamento, le prime impressioni sui prodotti. Allora, vi dico subito che non vi dirò se questi prodotti effettivamente rinforzano o no i capelli, perché comunque effettivamente in una settimana si vede ben poco, nonostante le fiale le abbia utilizzate sia già 2 settimane che le utilizzo. Però appunto non voglio sbilanciarmi, insomma non noto neanche così tanti, non ho notato così tanti effetti al momento. Partirei dallo shampoo. Allora, eccolo qui. L'ho utilizzato diluito, sempre. Ci ho fatto 3 o 4 applicazioni, non mi ricordo, mi pare 3, e l'ho utilizzato sempre diluito, lava molto bene i capelli, e secondo me è perfetto per essere utilizzato in combo con le fiale e la maschera, perché lava bene i capelli e permette, di tenere i capelli puliti per 3-4 giorni, il tempo necessario di andare poi a rifare il trattamento. E ho utilizzato questa settimana praticamente solo lui, quindi per 3 lavaggi consecutivi ho utilizzato lui e per il momento i miei capelli non si sono abituati, passatemi il termine, però sicuramente da qui in poi lo alternerò ad altri shampoo come faccio di mia abitudine, perché non utilizzo mai lo stesso shampoo per più lavaggi, quindi magari faccio 2 lavaggi con uno, il terzo un altro, poi riprendo gli altri, perché così il mio cuoio capelluto non si abitua e anche se mi ci trovo bene, però con un prodotto mi trovo bene a fare così. Quindi comunque vedremo se, siccome è bello liquido, ne serve un pochettino di prodotto, non so se neanche riuscirò a farci tutto il mese, comunque appunto forse così alternandolo ci si può riuscire, ecco, lava bene, però serve un pochettino di prodotto. E niente, buon shampoo, nulla da dire al momento. Poi maschera. La maschera è questa qui, ve l'avevo già fatto vedere, l'ho utilizzata sia come pre-shampoo che come balsamo sotto la doccia, perché non ho il tempo fisico e materiale di poter stare sotto la doccia con la maschera, quindi tenerla in posa 10 minuti, il massimo che l'ho tenuta sono state 5-6 minuti in posa sotto la doccia. E devo dire appunto che la sua texture molto burrosa, veramente molto densa, molto soda, passatemi il termine, rimane bene aggrappata ai capelli, non cola. L'ho utilizzata come pre-shampoo applicandone un bel po', sia sulle radici che sulle punte e lunghezze, tenuta in posa 1 o 2 ore, non mi ha lasciato i capelli appesantiti, è andata a idratarli molto bene.
E effettivamente si sente che il capello è più no, quasi spesso sì, anche si sente questa cosa qua. Non ho notato ovviamente un effetto rinforzante, anche magari delle punte un po' più piene, perché comunque appunto ci ho fatto anche qui 3 utilizzi, insomma, quindi è un po' presto per parlarvi di questa cosa qui, però anche questa è una buona maschera. Se avete capelli particolarmente secchi, abbondate, se li avete normali barra grassi, ne potete mettere un pochettino meno, perché comunque si riesce a dosare bene e ad utilizzare in ogni caso. E poi parlo come ultimo prodotto per questo aggiornamento, parliamo delle fiale. E appunto le ho utilizzate, eccole qui, quelle che mi rimangono. E la cosa che mi piace di questo prodotto è che non unge il capello, non lo appesantisce. Io utilizzo dopo aver fatto lo shampoo, la maschera e tamponato i capelli, l'applico sulla cute. Vi ho fatto vedere anche su Instagram come le utilizzo. Appunto, divido i capelli in sezioni e le applico. La cosa positiva, come vi dicevo anche lì, è che hanno questo beccuccio, che una volta svitato si può riavvitare al contrario, e se per voi appunto tutta un'ampollina diciamo è troppa, potete farci 2 applicazioni. Io per ora l'ho utilizzata sempre un'ampollina intera, perché ho veramente una situazione molto particolare col fatto dell'allattamento, sto perdendo tanti capelli e ho bisogno di dargli un trattamento bello strong, bello urto a questi capelli, quindi lo utilizzerò tutta la confezione con una fiala a volta, non andrò a suddividerla. Magari come mantenimento, poi potrò andarla a fare riacquistando le fiale e farla sì, 2 volte a settimana, però con un'ampollina ci faccio tutta la settimana. In questo caso me ne servono per forza 2, perché appunto ne perdo veramente ancora tanti. Quindi niente, comunque mi piacciono perché non appesantiscono il capello, non lo lasciano unto, comunque rimane pulito per quei 2-3 giorni, 4 dopo il lavaggio, quindi mi piace tanto. E se si vede, qui ho qualche capellino che sta nascendo, non so se è merito delle fiale o no, però appunto c'ho qualche baby hair che sta ricrescendo. E questo è tutto per questo primo aggiornamento, ci vediamo la prossima settimana per il secondo update. E niente, io vi mando un bacio. Alla prossima, Ciao a tutti e ciao! benvenuti in questo nuovo video. Oggi video update, secondo update della Woman Challenge relativa ai prodotti Bema per capelli. Allora, partiamo da shampoo e maschera, che sono quei prodotti un pochettino più facili di cui ho meno da dirvi, tra virgolette. Allora, la maschera si comporta sempre molto bene, ottima come pre-shampoo, post-shampoo, non ha continuo a non appesantirmi i capelli, quindi ottima. Lo shampoo anche, perché mi lascia comunque i capelli belli morbidi, puliti, quindi ottimo anche quello lì. Solito discorso dell'altra volta, essendo abbastanza liquido, serve sempre un pochettino più di prodotto rispetto ad altri shampoo bio che ho provato, però nulla di così trascendentale, ecco. E invece per quanto riguarda le fiale, secondo me sono quelle che in combo sì a questi 2 prodotti stanno facendo la differenza per quanto riguarda i miei capelli. Allora, non sono cresciuti di più, perché la crescita è sempre quella, però qui all'attaccatura ho questi. Allora, questi sono lunghi, però qua ci sono dei baby hair, dei capellini più corti, che mi sono iniziate a crescere proprio in concomitanza, diciamo, dell'inizio delle fiale, ecco. E devo dire che da questa settimana, quindi dalla terza, che è iniziata la terza settimana di utilizzo di fiale in combo poi con shampoo e maschera, ho notato una leggera diminuzione della caduta dei capelli, che per me è la cosa più importante, perché vuol dire che si stanno rinforzando. Più che la velocità di crescita mi interessa e non mi interessa, perché tanto alla fine crescono come devono crescere, però se sono belli forti e sani cresceranno anche qua più velocemente e meglio. Quindi niente, le fiale mi stanno piacendo tanto, poi per il solito fatto che sono in plastica, l'ampollina è in plastica, quindi se ne volete utilizzare mezza la potete richiudere, io la utilizzo tutta, quindi non c'è il rischio poi comunque che se mi cade mi si rompe, insomma, ottimo anche il packaging. E niente, vi faccio vedere che giorno è oggi, se riesco. Sì, ecco, oggi è San Valentino, quindi è giovedì 14 febbraio, quindi questo è il secondo update. Ci vediamo poi la prossima settimana, dove vi aggiornerò per capire se effettivamente questa diminuzione, diciamo, di
diminuzione di caduta dei capelli è ancora più accentuata oppure è rimasta stabile, però già sono contenta di aver ottenuto questo risultato perché ne perdevo veramente veramente tanti. Non che ora non ne perda, però sto iniziando a vedere una netta diminuzione di questa caduta. E niente, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Tutti benvenuti nell'ultimo update relativo alla linea Bema Air Pro, quindi al mese di trattamento e alla One Month Challenge relativa a questi prodotti. Quindi oggi, che è il 5 marzo, martedì, ecco qua, sono a farvi appunto il video conclusivo in cui trarremo insieme le conclusioni e le considerazioni finali su questa linea. Una linea che vi ricordo è una linea rinforzante e rivitalizzante per capelli deboli e diradati. Ho deciso di provare questa linea qui perché vi ricordo che io ho smesso di allattare circa un paio di mesi fa, un mese e mezzo, e da quando ho smesso di allattare la mia situazione di capelli è diventata disastrosa, ovvero erano molto deboli. E ho avuto una forte perdita di capelli, quindi una forte caduta, e questa linea mi è venuta in soccorso in quanto appunto indicata per rinforzare e far crescere, diciamo, anche più velocemente i capelli. Quindi partiamo da parlare dello shampoo, che è questo prodotto qua. Come vi ho detto negli scorsi update, è uno shampoo che lava molto bene i capelli. È uno shampoo che è un po' più liquido rispetto alla media degli shampoo Eco Bio, perché appunto solitamente sono un pochettino più densi e un pochino anche più difficili da diluire. Questo invece, grazie alla texture, è abbastanza liquida e anche più facile da diluire per chi è anche alle prime armi. Nonostante questo, però, lava molto molto bene i capelli, anche se ne serve un pochettino in più rispetto agli altri, appunto perché è un pochettino liquido, però ecco, non è che in due lavaggi vi finisce. Io l'ho utilizzato per 2-3 lavaggi consecutivi, al terzo o al quarto, dipendeva dalla settimana, lo sono andato ad alternare a un altro prodotto per far sì che appunto la cute non si abituasse allo shampoo, a questo prodotto qui, e mi alterasse la qualità del prodotto e del risultato sulla cute. Quindi lo sono andata ad alternare, però ogni volta che lo utilizzavo effettivamente l'effetto era molto molto bello perché andava comunque a lavare molto bene i capelli e non andava a sgrassare troppo la cute, quindi non avevate poi quell'effetto di cute che tira, di cute troppo sgrassata, la puliva a dovere e vi lasciava mi lasciava, perché ora me ne è rimasto veramente poco, sarò qua, mi lasciava comunque i capelli puliti per più giorni. Ed è una cosa ottima perché appunto il trattamento anche della lozione in fiala è consigliato di farlo 2 volte a settimana e con questo prodotto effettivamente riuscivo a lavare 2 volte a settimana i capelli, quindi andarlo ad utilizzare poi in combinato con le fiale. E ecco, è un prodotto che mi piace tanto anche per la profumazione che mi ricorda le Big Bubble. Cioè, ha una profumazione buonissima, mi ricorda proprio la profumazione di Big Bubble, è buona. E ecco, è uno shampoo buono che riacquisterei. Ha un costo un pochettino elevato per i miei standard, ecco, di shampoo, però sicuramente ve lo consiglio se volete andare a fare un trattamento completo con questi prodotti, perché va a completare proprio tutta la routine. Poi vi parlo della maschera Bema Air Pro. Anche questa appunto è rinforzante e rivitalizzante. È una maschera, come vi ho detto anche negli scorsi update, che ha una texture veramente molto molto corposa, sembra quasi un burro e si va a fondere alla perfezione con i capelli. Io l'ho utilizzata sempre come pacco pre-shampoo, tranne 2 o 3 eccezioni per testarla come post, però non avendo la vasca per me andare a fare gli impacchi post-shampoo è un po' un casino perché poi devo comunque rientrare in doccia e lavarli nel lavandino non mi vengono mai puliti. Quindi anche se è indicata per il post-shampoo, io l'ho utilizzata pre. Mi è piaciuto tanto questo utilizzo perché comunque poi andandola a risciacquare non mi appesantiva i capelli e la utilizzavo appunto andandola ad applicare proprio dalle radici sulle lunghezze e sulle punte. Sulle radici perché è molto idratante e andando ad idratare bene il bulbo si va a rinforzare e quindi rinforzandolo avremo una minor caduta di capelli e una maggior crescita, quindi il capello crescerà più forte e più sano. Proprio dalle radici, perché comunque le lunghezze e le punte sono materia morta, il capello è morto quando poi esce dal bulbo. Appunto, l'andavo ad applicare in questa maniera, la tenevo in posa minimo un'ora, perché ho notato che il maggiore effetto, l'effetto più bello sul mio capello, lo dava dopo un'ora di posa.
al di sotto l'effetto lentamente diminuiva, ecco, non era proprio così più così bello, diciamo. L'andavo a sciacquare con lo shampoo che la rimuoveva alla perfezione, veramente con due passate di shampoo la maschera si era tolta, però rimanevano capelli comunque sia belli morbidi. E poi l'andavo ad utilizzare solo in piccola quantità da questa lunghezza di capelli in poi come balsamo. Quindi tenendola in posa quei 4-5 minuti, il tempo di lavare il corpo, di fare uno scrub. Anche in quel caso districava molto bene i capelli, li andava ad idratare molto bene le punte, quindi risultavano dei capelli super super morbidi. Me li andava anche a lucidare abbastanza, devo dire, e non li appiattiva, non li appesantiva minimamente, perché è un capello comunque sia che non è così secco come il mio sulle lunghezze, consiglio di utilizzarne davvero poca, perché magari chi ha un capello grasso, data la texture bella ricca, pochettino potrebbe ingrassare, però come impacco pre-shampoo andate libere, perché comunque lo shampoo riesce a lavarla molto molto bene. E è un prodotto che mi è piaciuto tantissimo e me ne è rimasta un po' di più. Ora vediamo di non far casini perché era in doccia, mi è rimasto metà prodotto perché comunque ne basta, io ne ho utilizzato poca, abbondavo un pochettino nell'impacco pre-shampoo, però ecco, ne rimaneva poca e la profumazione era simile, è simile allo shampoo, quindi buonissima. Poi l'ultimo prodotto che è quello che, dei tre che mi è piaciuto di più è la lozione, questa qui in fiala. E mi è piaciuta tanto a partire dal pack perché è in plastica, quindi rispetto alle classiche fiale che troviamo in commercio non rischia di rompersi perché quelle che troviamo di solito sono in vetro, quindi non rischia di rompervi se vi cade a terra, non rischia di fare il lago e di inquinare tutto quanto in terra, di sporcare e di sprecare poi voi il prodotto e poi anche quando lo andate ad aprire non rischiate di tagliarvi. La cosa poi che mi piace è che è richiudibile perché ha questo dentino all'interno del tappino che si va poi a rincastrare alla perfezione nel pack primario, appunto in questo qua, e va a preservare il prodotto se dopo il mese di trattamento intensivo, un po' come ho fatto io, non volete andare ad utilizzare un'intera fiala, ma per fare il mantenimento, utilizzarne metà, potete tranquillamente richiudere il prodotto, si preserverà al meglio. Quindi questa cosa qui mi è piaciuta tanto. Io non sono riuscita ad arrivare a questo punto qui ad utilizzarne metà perché appunto la messa situazione era abbastanza tragica e l'ho utilizzata sempre un flacone intero. L'andavo ad applicare a capello dopo l'averlo lavato, ancora umido, bene sull'attaccatura, massaggiavo bene il prodotto e non mi ha mai appesantito i capelli. Altra cosa, questa l'ho notata già dal primo utilizzo, non li andava minimamente a sporcare, assolutamente no, anche se la utilizzavo tutta, i capelli rimanevano puliti per 2, 3, 4 giorni addirittura. Una volta mi sono durati 2 giorni perché poi sono andata in piscina con il bimbo, però non era stato dovuto a questo che i miei capelli mi si erano sporcati prima, assolutamente. Quindi anche perché ho una cute grassa, sono ottimi perché non vanno ad appesantire la chioma. E ecco, questo è un aspetto super super positivo che non può frenarvi dall'acquistarle perché sono ottime sotto questo punto di vista. State bene indietro con la testa perché essendo molto liquide rischiano di cadervi e non fate come me che un paio di volte me le sono ritrovate negli occhi e devo dire che però non bruciano, quindi punto altro punto a favore di questo prodotto perché non brucia gli occhi. Comunque, a parte gli scherzi, è un prodotto che ok, al primo utilizzo non vi fa gridare al miracolo, ma neanche la prima o la seconda settimana. Inizierete a vedere i risultati se utilizzate in combo lozione, shampoo e maschera già dopo la seconda, terza settimana. Da lì effettivamente iniziate a notare i risultati, ovvero una netta diminuzione della caduta dei capelli, perlomeno così è stato con me. Le prime 2 settimane ero un po'. Iniziavo a vedere qualcosa, però dalla terza in poi ho iniziato effettivamente a vedere una netta diminuzione. Non che ora non mi cadano, attenzione, non che ora non mi cadano, però me ne cadono molti, molti meno. E poi la cosa che ho notato è, se potete vedere qui, mi stanno crescendo tanti nuovi capellini. Quindi è andato proprio a rivitalizzare il bulbo, a svegliarlo, a dirgli: ehi, toc toc, cresci e fai crescere nuovi capellini, quindi anche una bella crescita e effettivamente è andato a rinfoltire quelle zone dove io qui, che poi lo vedete, qui ho un'attaccatura un pochettino più alta e avevo pochi capelli, è andata a riempirla. Quindi anche sotto questo punto di vista mi piace questa cosa.
Non mi ha velocizzato la crescita totale dei capelli, eh. Non è che in 4 settimane, in un mese ho 10 centimetri in più di crescita dei capelli, no, la crescita è pressoché normale. Ho notato però che questo mese invece che rifare l'enne alla quarta settimana l'ho dovuto fare alla terza, quindi un pochettino forse ha velocizzato, però ecco, anche in questo caso non vi aspettate che i capelli vi crescano tipo Rapunzel, no. Però ecco, è un prodotto che vi consiglio se come me avete avuto problemi dovuti a stress, dovuti a post allattamento, cambio di stagione, insomma, dove avete i capelli un pochettino più deboli, che vi cadono un pochettino più del normale e avete bisogno di qualcosa che vi vada ad aiutare. E appunto, utilizzati tutti e tre in combo questi prodotti, effettivamente mi hanno fatto vedere dei risultati. Quindi ecco, io ve li consiglio sotto questo punto di vista. Vi lascio qui nell'info box il link al sito di Bema, dove appunto potete andare ad acquistare direttamente i prodotti. Se avete qualche altra domanda relativa a questi tre prodotti, a questa combo di prodotti, al quale non ho risposto in questa nuova tipologia di video, fatemelo sapere. Fatemi sapere cosa cambiereste o cosa migliorereste. Perché appunto è la prima volta che vado a fare questa tipologia di video, che però mi è sembrata molto interessante da proporvi, perché così effettivamente si riesce a vedere step by step i miglioramenti, qualora ci sono o non ci sono. Insomma, riusciamo a trarre anche un po' di considerazioni insieme. Quindi niente, fatemi sapere qui nei commenti cosa ne pensate della linea e della tipologia di video. Io ringrazio di nuovo Bema per avermi dato la possibilità di provare questi prodotti. Fatemi sapere se poi li proverete, come vi ci troverete, come vi ci siete trovate. E vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!